Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra, notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato lì, notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte ancora ha un'amicizia nostra. Lunga e duratura. Ciao Lotte. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni, notte di lacrime e preghiere. La matematica non sarà mai mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore. Allora, io volevo ringraziare Giorgio Pau, che il 5 ottobre di quest'anno ci siamo trovati in un negozio e ha ipotizzato la possibilità di rincontrarci tutti. Ho preso la palla al balzo e ringrazio tutti, tutti veramente, perché hanno collaborato a che potesse essere realizzata questa giornata meravigliosa, nonostante tutti gli impegni. E il mio pensiero va a chi purtroppo non fa più parte della nostra vita e a quelli che non hanno potuto partecipare. È un giorno meraviglioso e spero che possa essere rinnovato a breve anche con le nostre mogli. Grazie. Bravo. Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta. Un pensiero di felicità per questo incontrare i vecchi amici di 47 anni fa. E qui ci sta tutta la felicità, la tristezza al pensiero dei due cari amici che adesso magari ci guardano dal cielo. Ciao a tutti. Ragazzi, io non sono solo felice oggi, ma sono felicissimo di aver trovato i miei amici che non vedevo da tanti, tanti, tanti anni. Siete sempre giovani e belli, siete un gruppo di figli di buona mamma. Ciao ragazzi. E mi raccomando, non abbandoniamoci adesso. Un gruppo di amici eccezionali, ritrovati dopo 47 anni, resteranno sempre nei miei ricordi e nella mia vita. Grazie a tutti. Sembra impossibile trovare dopo tanti tempi tutti gli amici di scuola che abbiamo lasciato da 47 anni. Ricordo di proprio bellissimo. Io non so cosa dire, se no Parrodo ti vuole il preside. Io vorrei esprimere il
ringraziamento a tutti quanti di aver accettato questo incontro, e auguro a tutti buona giornata e buon futuro e di sentirci sempre così giovani. Finché non avrà combaciato e fai il lavoro. Guarda, sono veramente contento di rivedere tante persone di cui avevo perso traccia, ma mi sembra che, guardandoli in faccia, mi sembra che il tempo non sia trascorso. Quindi sono felicissimo di questo incontro e spero che magari anche in futuro nasca come una tradizione di rivederci, magari tanto in tanto. Perché no? Anche fra 100 anni. Io voglio esprimere un ringraziamento particolare a Giancarlo Fais per averci fatto ritrovare. Era da tanto che intendevo anch'io personalmente ricontattare il tutto proprio per una certa necessità. Diciamo che il tutto si è svolto bene, ci siamo rivisti, qualche ruga di più, insomma qualche capello in meno, però insomma è stato molto bello, piacevole e ci aiuta a continuare a sopravvivere. Una giornata bellissima, piena di tanti ricordi, speriamo che in futuro se ne abbiano tante altre. Il fatto che abbiamo qualche ruga in più non ce ne importa niente, abbiamo ancora il cervello perché ci stiamo ricordando di tutte quelle cose che abbiamo combinato 47 anni fa. Ciao a tutti, vi ringrazio tutti quanti per avermi dato la possibilità di un pranzo ricco di emozioni. Erano 47 anni che non ci si vedeva, è stata una giornata felicissima e anche io mi auguro di ripeterla quanto prima. Ho avuto una sorpresa, vi ho ritrovato tutti molto più giovani di 47 anni fa, complimenti. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton, e che a cena devo avere sempre in mano un iPhone, il cane di... Guarda, io dal giorno del diploma che non ho più visto nessuno di questo. È la prima volta che li vedo ed è stata un'emozione, perché veramente non ho mai incontrato più nessuno. Io sono vissuto, mi sono piazzato a Twili, lì sono rimasto a Twili, non ho avuto modo di incontrarli. Quindi per me è stato veramente una grande sorpresa e una grande soddisfazione. Io spero che d'ora in avanti ci ritroveremo un po' più spesso e manterremo un po' più di contatti. Grazie a tutti. Ciao a tutti, ho scoperto oggi che l'amicizia è una cosa meravigliosa e noi siamo delle persone speciali. Speriamo che di continuare e rivederci molto in fretta. Ciao a tutti. Tante soddisfazioni nella vita, questa senz'altro è una di quelle più belle, non me l'aspettavo, speriamo prosegua. Ciao a tutti, grazie. Ragazzi, l'emozione è talmente forte che per l'occasione mi sono messo la cravatta, perché sono commosso dopo 47 anni dalla maturità, dal diploma, 50 dalla terza, ragazzi, mezzo secolo, siamo sempre giovani, di spirito. Ciao a tutti, una bella festa per tutti noi in un'occasione che forse aspettavamo da tanto tempo. Finalmente qualcuno si è deciso di metterci tutti insieme e speriamo che continui così. No, anche un po' prima. Sono stato peritto 47 anni fa, oggi sono risorto. Finalmente incontro nuovamente i giovani che siamo stati tutti quanti. Giornata irripetibile, con amici irripetibili ai quali sono riconoscente di averci incontrato. Spero che la cosa si ripeta almeno l'anno prossimo. Vi ringrazio tutti quanti per esserci ritrovati qua, 47 anni dopo il diploma, e vi inviterei tutti, se ci state, a ritrovarci in un ristorante similare il prossimo anno. Sono molto contento, grazie a tutti. Ciao a tutti, e con grande soddisfazione ho ritrovato i vecchi amici grazie alla perseveranza e la costanza di Carlo soprattutto. Spero
di avere occasione di rincontrarci nuovamente tutti assieme. Ragazzi, oggi è stata una giornata meravigliosa. Ho rivisto con stupore e meraviglia tutti i colleghi. Tutti i colleghi. Oh, tutti i colleghi e gli amici di scuola, eccetto questo facile di Marco Pala, Paolo De Vito, Spostari, perché sono stati sempre dei delinquenti. Allora, però il pensiero che vi aspetto tutti a casa. Oh ragazzi, tutti a casa, tutti a casa, buona ripatriata, a limpiare sulle reni. La cosa che colpisce molto è che questi momenti in cui ci si ritrova tra vecchi amici, eccetera, di solito sono un po' così, sul filo della Macord, che ci si ricorda dei tempi, eccetera, eccetera. Invece mi sembra che, posso dirlo con una certa tranquillità, c'è una sana, è un, proprio un modo di essere amici che va ben oltre il fatto di esserci trovati casualmente nella vita in una stessa classe. È qualcosa che probabilmente gli esseri umani si legano proprio con le cose che fanno giornalmente e le cose poi ti segnano per sempre. Questa amicizia, che nonostante non sia stata l'amicizia coltivata fuori dalla scuola, ma solamente a scuola, bene, allo stato attuale posso dire di avere tanti bei amici che pensavo di non avere, e invece ci sono. E come se ci sono, perché quello che abbiamo vissuto evidentemente ci ha toccato e ci ha tracciato bene. E quindi, viva la quinta D! Io non celebrarti vita, oh vita, oh vita. Ho il flow di un jazzista e il mood di un barista, le ossa rotte riparate a forza di stare in pista, con la pistola d'acqua rapino la banca, la mossa del cavallo a L che la via mi spalanca, verso lo scacco R, verso la rivoluzione, un cantautore con la lingua come una percussione che batte dove vuole dentro e dove passa la gente. Alcatraz, razmataz, precipitevolissimevolmente, coraggio, la fantasia in viaggio, e tocco il centro esatto del cuore selvaggio, la voce dell'Orinoco, la poesia, il gioco, senti un calore baby, è il sacro fuoco, come posso io